Chi sono i ragazzi svegli di oggi? Quest'opera è destinata a te che sei un ragazzo sveglio. Probabilmente sei uno studente a cui piacerebbe anticipare i suoi coetanei con enorme vantaggio competitivo ed iniziare ad addentrarsi in quello che sarà il proprio plausibile settore lavorativo del futuro. Oppure potresti essere un adolescente che vorrebbe iniziare a crearsi competenze nuove per produrre qualcosa dopo aver terminato di studiare per togliersi qualche sfizio. Oppure potresti essere un giovane che ha deciso di automantenersi senza più voler gravare onerosamente sui propri genitori, eccetera. Nei prossimi capitoli, considerata la grande mole di informazioni, certamente troverai ciò che asseconderà le tue attese. Che tu abbia un PC, un Mac, un tablet o uno smartphone di qualsiasi tipo, poco importa perché ormai non è più considerato un limite. L'unica barriera è il non voler imparare perché l'avvento di Internet ha ormai decretato che essere ignoranti è una scelta personale. Perché non hai più scusanti. Hai un'enciclopedia universale nella tua tasca, nel tuo smartphone, accessibile con pochi euro al mese di connessione alla rete o gratuitamente col wifi. Ti ripeto, non ci sono più limitazioni tecnologiche, temporali e geografiche ma permangono le solite e intramontabili limitazioni mentali al tuo sviluppo. Cercherò di agevolarti nella ricerca del percorso a te più attagliato, anche se dovrai necessariamente tener conto che trattasi di dati in evoluzione continua e repentina, che aggiornerò nel corso di prossime ed eventuali edizioni. Sai di essere condizionato o limitato? Il geniale e simpatico Albert Einstein una volta dichiarò Ognuno di noi è un genio, ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di salire su un albero, lui vivrà tutta la sua vita credendo di essere uno stupido. Infatti proprio lui, il genio, per quanto desse ai suoi familiari segni di ingegno precoce, non si distinse a scuola. Una volta cresciuto e divenuto uno degli uomini più famosi del pianeta, espresse questo suo pensiero sul sistema scolastico. La scuola deve preservare la curiosità che ogni bambino sano possiede, ma che tanto spesso viene soffocata, e deve avere il fine di sviluppare personalità armoniose e l'attitudine generale a promuovere un pensiero indipendente. Il rispetto dell'allievo deve nascere dalle qualità umane e intellettuali dell'insegnante stesso. Che dire, davvero un genio? Ritengo che questo sia un messaggio universale. Curiosità e rispetto sono certamente due pilastri che la scuola attuale non tenga quasi mai in considerazione e gli esempi dei professori influencer sui social ce lo confermano. Non sono persone eccezionali, ma sono persone comuni che amano ciò che fanno, al di sopra di tutto, e riescono a far percepire la loro grande passione e riescono facilmente a trasmetterla ai loro allievi e followers, anche se le loro materie sembrerebbero ostiche. La scuola attuale cerca erroneamente di omologare tutti gli studenti, secondo i propri canoni, volendo sfornare automi. Quanti studenti non comprendono alcune materie? Perché deve essere un errore quando ognuno di noi ha proprie peculiarità, una propria specificità, propri pregi e propri difetti? Ma secondo te dovrebbe essere annoverata tra le mancanze il non riuscire a comprendere, ad esempio, la fisica? Perché inculcare il dubbio di essere stupido, inutile, solo perché ho delle insufficienze a scuola in alcune materie? Per tali motivi ritengo che il sistema didattico italiano sia vetusto e da migliorare. Se hai avuto la fortuna di leggere il nostro libro zero sulla crescita personale, avrai compreso che il cambiamento non si può arrestare né fuori né dentro di noi, ma si potrebbe imparare a direzionare a nostro favore. Prova a far mente locale agli ultimi dieci anni. Quante cose hai visto cambiare oltre alla tua fisionomia? I modelli di smartphone, le auto elettriche, la sanità, i computer, eccetera. Abbiamo fatto tanti grandi progressi, giusto? A fronte di questa trasformazione della società, cosa è cambiato nella scuola? Nulla. Non è una vergogna. Il sistema scolastico afferma di preparare gli studenti al futuro, rimanendo in perterrito nel passato. Non è paradossale, professori con formazioni di 30 anni prima che non hanno l'obbligo di aggiornarsi ed insegnano con metodi neolitici, senza obiettivi, al di fuori dell'attribuzione di un voto nell'apprendimento della propria materia. Per me questo è francamente demenziale. Esiste poco dialogo in classe perché è quasi sempre un monologo a cui bisogna fare attenzione, nonostante enormi sbadigli. Ed io che pensavo fossero educatori. Non vorrei assolutamente generalizzare, ma molti usano il voto come il bastone e la carota, hanno scarse capacità empatiche, valutano a simpatia. Insegnano ai ragazzi a restare seduti, di alzare la mano se vogliono parlare, e gli dicono di lottare per un numero. Ho appreso con favore la notizia che qualche istituto vorrebbe eliminare il voto a favore del di obiettivi formativi. E la ritengo un'idea eccezionale. Molte organizzazioni lavorative sono cambiate da modelli piramidali a circolari o partecipativi, e ritengo che non si possa più accettare un prof che rimane davanti a 20 ragazzi, quando va bene, ognuno dei quali ha differenti punti di vista, di forza, differenti bisogni, diversi talenti, diversi sogni. Inoltre, molti insegnano ad aver paura nel commettere errori, cerchiati in rosso, che invece sono determinanti alla tua crescita ammoniscono che non devi aiutare chi fa peggio, mentre là fuori, nella società reale, questo si chiama condivisione. La collettività insegna che siamo tutti uguali quando non è assolutamente vero. Nessun educatore in nessun campo insegna metodi basilari per il problem solving, per gestire costruttivamente il proprio tempo e amministrare adeguatamente il proprio denaro, in gergo money management. Anzi, si demonizza la ricchezza, si addita chi ha molto di più e si attribuiscono i successi alla fortuna e mai alle competenze personali. Ti preparano ad obbedire per non essere punito, dovrai lavorare come uno schiavo e pagare diligentemente le tasse in un paese con uno dei carichi fiscali più alti al mondo. Sarai pesato per ciò che guadagnerai ed il tempo residuo dal lavoro lo impiegherai per rilassarti nella nulla facenza, senza sogni. Perché trattare gli studenti come una taglia unica per tutti? Immagina se un medico prescrivesse la stessa terapia a tutti i suoi pazienti. Il risultato sarebbe che molte persone si ammalerebbero e a scuola è esattamente quel che succede. Non tutti resistono alla stessa maniera perché ci sono anche soggetti più deboli e puoi benissimo immaginare cosa potrebbe accadere. Questo sistema insegna le stesse cose nello stesso modo da tanti decenni. Senza tener conto dell'evoluzione sociale. Il mondo è progredito e sta progredendo, ed ora c'è bisogno di persone emotive, non secchioni incapaci di aiutare un amico in difficoltà. Abbiamo bisogno di ragazzi che pensino in modo creativo, in modo innovativo, critico, indipendente, con capacità di interconnettersi tra loro. Pensa ora ad un fiore che non cresce. Secondo te è colpa dello stesso o dell'ambiente in cui vive, della terra nella quale è stato piantato. Nella mancanza di sole, di donio concime o di attenzioni. Comprendi perché ritengo che la scuola debba educare e non solo insegnare? Sarebbe troppo limitante il contrario. Il risultato di questo fallace processo evolutivo indotto dal sistema siamo noi adulti, individui con, alle spalle, un patrimonio di condizionamenti o credenze limitanti, manifesti e non di differente natura familiare, sociale, scolastica. Che ci fanno piombare in un ciclo inarrestabile di loghi comuni, spesso anche contrari all'espansione delle nostre capacità mentali. Queste strambe situazioni di competitività e di tensione spesso ti faranno sentire in perenne squilibrio personale, ma grazie al nostro proverbiale sapersi arrangiare, ci sentiremo comunque omologati ai comuni canoni societari e ci sentiremo accettati secondo il malcomune mezzo gaudio. Ti starei chiedendo, ma esistono soluzioni? Dovrai prematuramente imparare a condizionare positivamente le tue abilità. Già dalla tenerità, il tuo atteggiamento mentale, il mindset, sarà fondamentale quando raggiungerai la piena consapevolezza di base per prendere il controllo del tuo tempo e imparare a fidarti solo di te stesso in maniera spensierata e serena. Ho battezzato questo stato di cose come stato pediatrico, perché proprio la condizione del bambino sarà il modello a cui dovremo ambire, cioè la spensieratezza nel chiedersi e chiedere perché a ciò che davvero rapirà la nostra attenzione, nella direzione della nostra crescita. Lo capirai meglio nel prossimo capitolo, nel quale ti anticiperò il percorso che dovrai affrontare per avere a disposizione in anticipo una specie di mappa che chiarifichi tutti i tuoi prossimi passi, senza possibilità di errore verso l'obiettivo finale, il tesoro che giace nascosto in te stesso.